dramma si è compiuto nella mattinata di mercoledì 27 gennaio nel Torinese, dove un 67enne ha incendiato la propria Fiat Punto chiudendosi nel veicolo e morendo nell'incendio. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco che hanno spento il rogo. L'uomo soffriva da tempo di crisi depressive e questo sarebbe, secondo la polizia, il movente alla base dell'estremo gesto. L'uomo ha versato una tanica di benzina all'interno dell'abitacolo per poi incendiare la vettura. Poco prima che l'auto prendesse fuoco era stato notato da un passante. La vittima era originaria di Paesana, ma era residente a Piscina, dove viveva con la madre. Per lui, subito dopo l'incendio, non c'è stato nulla da fare.